Ciolla è, diciamo, è l'insieme di un gruppo di ragazzi, nonché Stefano Romano. Alza la mano Stefano, per favore, grazie. Stefano con Romano, come sono Luciano, Gianvito, siamo un team di persone che collabora per questo progetto. Quindi diciamo che io ci metto la faccia, però in realtà siamo un team di persone. È un team di persone, insomma, coadiuvati ovviamente per far sì che la faccia di questo individuo possa andare. No, vabbè, ovviamente. Dare del merito anche a loro. Ovviamente, no, c'è da dare un grandissimo merito. Infatti Mister Facciola, ragazzo giovanissimo, 27enne, molese e ovviamente da, già da qualche tempo presente nello scenario pop della nostra, del nostro paese e anche a livello un po' più ampio. Noi, devo dire che sapevo questa storia di Mister Facciola, che era più che altro un progetto e non una sola persona, però magari io però purtroppo devo dirti una cosa. E cosa? Che è successo? Purtroppo sì? Molte persone considerano te e il tuo progetto Mister Facciola, ti considera trash. Ah, mi considera, è chiaro. Come è chiaro? È chiaro che mi considerano trash. Io ho fatto un brano che si intitola Etichetta Trash. Etichetta Trash. Etichetta Trash. Lo ascoltiamo all'interno dell'Anas Music on the Castle, Mister Facciola, Etichetta Trash. Un applauso. Sono bravo, le lascio esauste. Perfino tua nonna se mi vede mi stroppa. Mi dice, amico, non sei un tipo figo. Ti manca il mordente, mi sembri un demente. Non vedi che giro ti ride la gente. Ma io me ne frego di certe opinioni. Tra l'ispirazione faccio canzoni. No, non capisco perché tutti contico. Tutti che mi dicono ragazzi, venite qui a ballare, perché adesso risolviamo qualche problemino tecnico e saremo pronti per fare questa meravigliosa avventura. Diverso, perché Raffaele Picca nasce come DJ House, ha voluto cambiare e sicuramente resterete tutti a bocca aperta, ma soprattutto vi verrà voglia di ballare con il nostro Raffaele, ma anche con gli altri ragazzi, che io non ricordo il nome, se vuoi elencarli tu non li ricordo neanche. Ci sono Roger Bertino, che conosco anche personalmente, però ci sono tantissimi, tanti altri ragazzi, ci sono tanti ragazzi che sono pronti a farmi ballare. Ovviamente tu, che sei anche una DJ, no? La cosa bella che hai detto è che Raffaele Picca nasce come DJ House, però la priorità di un DJ è anche la duttilità, perché non solo è molto semplice a volte fare solo house, fare solo techno, oppure stabilizzarsi in un settore musicale e creare l'atmosfera giusta per invogliare tutti. Sarà la mia vittima dagli occhi blu. Boom! Sciacca la calacca, lei mi sorride, forse l'ho rimorchiata. Eccomi, arriva il convitatore, e tu ti aprirai come un giratore.